Do you feel like you don't speak enough Italian? That you need to know more words? Then stick around. With these lessons, you'll pick up some of the most common words in just a few minutes. Now, this video is a small portion of our learning program. To get the full lessons, translations, and fluency fast study tools, click the link in the description and sign up for your free lifetime account. Learning to carry a conversation is vital to mastery of any language. Even beginners can quickly learn conversational language well enough to carry on real conversations with native speakers. Of course, beginners won't be able to carry a conversation the same way they could in their native language. But just knowing a few tips, like which questions to ask to keep a conversation going, are all you need to speak and interact with real native speakers. Before we get to specific suggestions, let's first take a closer look at how having real conversations in your target language is so vital to your mastery of the language. Communicating with other people is the very point of language, and conversation comes easily in our native tongue. For beginners, or anyone learning a new language, conversations aren't easy at all, and even simple greetings can be intimidating and awkward. Nothing kills a conversation faster than long periods of awkward silence, so you need practice and specific strategies to avoid them. When you know what to say to keep a conversation going, communication becomes much easier and you make a better impression on your listener. Nothing will help you learn to speak a language faster and truly master the language than having real conversations with native speakers. Conversations quickly expose you to slang, cultural expressions, and vocabulary that force you to absorb and assimilate information faster than any educational setting. And that's a great thing. But how can you possibly have real conversations with real people if you're just starting out? Here are three proven methods that even beginners can quickly use to learn conversational language to make a great impression and avoid awkward silences. First, ask questions to keep a conversation going. For beginners and even more advanced speakers, the key is to ask questions to keep a conversation going. Of course, they can't be just random questions, or else you may confuse the listener. But by memorizing a few key questions and the appropriate time to use them, you can easily carry a conversation with minimal vocabulary or experience. And remember the more conversations you have, the quicker you will learn and master the language. Second, learn core vocabulary terms as quickly as possible. You don't need to memorize thousands of words to learn conversational language. In fact, with just a couple hundred words, you could have a very basic conversation. And by learning maybe 1,000 to 2,000 words, you could carry a conversation with a native speaker about current events, order in restaurants, and even get directions. To help you get started with this, check out our 2,000 Common Words, also known as our Core List. These 2,000 words are all you need to learn to speak fluently and carry a conversation with a native speaker. Third, study video or audio lessons that you can play and replay again and again. If you want to know how to carry on a conversation, then you need exposure to native speakers, and the more, the better. Studying video or audio lessons is ideal because they provide contextualized learning in your native language, and you can play them again and again until you achieve mastery. Our instructors have created more than 2,500 video and audio lessons that you can play over and over. And the best part is, they don't just teach you vocabulary and grammar. They are designed to help you learn to speak and teach you practical everyday topics like shopping, ordering, and more. Although it may seem intimidating for a beginner, the truth is that it's very easy to learn conversational language. Just learn a few core vocabulary terms and which questions to ask to keep a conversation going. Our language learning program has the world's largest online collection of video and audio lessons by real instructors, plus tons of advanced tools to help you learn to speak and carry on a conversation quickly. Just a little practice and exposure to real conversations or lessons is all it really takes. So, if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free Lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! In this lesson, you're going to learn how to introduce yourself in Italian. There are only two sentences to do it, but first, it is important to clarify that in Italian, there's a difference between Formal and informal speech. Let's now see how Italians introduce themselves in an informal situation, referring to tu, Italian for you. Ciao, sono Consuelo, piacere di conoscerti. Hi, I'm Consuelo, nice to meet you. Ciao, sono Consuelo, piacere di conoscerti. Conoscerti. So, you just need to say Ciao. Sono. Add your name. And then Piacere di conoscerti. Ciao. Sono consuelo. Piacere di conoscerti. And now, let's see the same sentence during a formal situation. Referring to lei, the Italian cortesy form for you Buongiorno. Sono Consuelo Innocenti. Piacere di conoscerla. Buongiorno. Sono Consuelo Innocenti. Piacere di conoscerla. What has changed from the previous introduction? Let's take a look at this. Ciao has been substituted with the formal greeting Buongiorno. Italian for Good Morning. Sono Consuelo has not been changed. Sono stands in both cases for I am. However, during a formal self introduction, we also say our last name. Consuelo e Innocenti are respectively my first and last names. Finally, the sentence piacere di conoscerla has switched conoscerti into conoscerla, since conoscerla is referred to lei. The Italian formal courtesy form for you. So, the formal way to introduce yourself is Buongiorno, sono here at your full name and then Piacere di conoscerla. Buongiorno, sono Consuelo Innocenti, Piacere di conoscerla. Buongiorno, mi chiamo Melissa Cox. E lei? Come si chiama? Buongiorno. Alessio, Alessio Martini. Piacere di conoscerla. Molte lieta. This time we are going to learn how to thank people. So, siete pronti? Are you ready? Cominciamo! Let's start! There are several ways to thank someone. Let's start with the easiest. It's just one word: Grazie. Grazie. Grazie means. Thank you. When saying thank you very much, you just need to add tante or mille. Like grazie tante or grazie mille. Grazie tante or grazie mille. Tante means a lot and mille means a thousand. Thank you a thousand times. During the last lesson, we mentioned both the formal and informal way of speaking Italian. If you want to be more formal when thanking someone, you should say La ringrazio. La ringrazio. That was the formal way to say thank you when referring to lei, the Italian courtesy form for you. Ringraziare is the infinitive form of the verb to give thanks to be grateful how to answer it's easy there are basically two different ways to do it the first is prego prego means you're welcome the other way to say you're welcome is the expression non c'è di che non c'è di che means there's nothing about it so when someone is saying grazie to you, we can simply reply with prego or non c'è di che. Sometimes we can say them both, like prego, non c'è di che. For example, if someone is giving you something, grazie mille. Prego. Now it's time for Consuelo's tips. Remember, when in doubt, when it is more appropriate to use grazie or la ringrazio, keep it simple is always your safest bet. If you are not sure whether to use the formal or casual version, you can always simply say grazie. So, grazie mille a tutti! Thank you very much, everybody! Sono di Milano e tu di dove sei? Io sono di Miami. Ah, non sei di Milano! Today, we learn some of the most common greetings used in Italy. Pronti? Are you ready? Allora cominciamo! Let's start! The most used informal greeting is Ciao! Ciao! Ciao means hi, hello, and goodbye. That's why we use it when we meet, but also when we leave. We should only use this greeting with relatives or friends. And now, Let's talk about some more formal greetings. The one you're used to hear in Italy and at ItalianPod101.com is "buongiorno." Buongiorno. Literally, "buongiorno" means "good day." However, we could also interpret it as "good morning" or "good afternoon." As a rule of thumb, we can use "buongiorno" only during the daytime, from morning until evening. During the evening, we say buona sera. buona sera. So, since sera obviously means evening, buona sera stands for good evening. Buongiorno and buona sera are used when we meet someone, but when we leave, we don't say them again. In this formal situation, Italians use Arrivederci. Arrivederci, Arrivederci means goodbye. Finally, in Italian we use the expression meaning see you soon that can be considered both formal and informal. That is a presto. A presto. Now, you can greet people in many different ways in Italian. Ciao. Ciao. Buongiorno. Buonasera. Arrivederci. Arrivederci. A presto. A presto. It's easy, isn't it? Now it's time for Consuelo's tips. In formal situations, Italians commonly greet one another by shaking hands. On the other hand, if we meet someone we are very friendly with, we kiss each other on the cheek. Don't be afraid to do it with your Italian friends. It's normal. Ciao. Ciao. Ciao Ilaria, come stai? Benone. E tu? Non c'è male, grazie. Buonasera signora Ravazzi, come sta? Molto bene, grazie. E lei? Mm, io sto così così. Hi guys, ciao ragazzi. I'm Desiree and today we're gonna learn together 10 lines you need for introducing yourself. Ho studiato l'italiano per un anno. I've been learning Italian for a year. Ho studiato l'italiano per I've been learning Italian for and then you add the time you've been learning Italian for. For example, you can say, ho studiato l'italiano per un anno. I've been learning Italian for one year. Or, in my case, for English would be, ho studiato l'inglese per otto anni. I've been learning English for eight years. Il mio nome è Desire. My name is Desire. Il mio nome è, my name is, my case, of course, my name is Desire. Il mio nome è Desire. You can just add your name. You can also say, Mi chiamo. It, it means, I'm called. So, yeah, I'm, Mi chiamo Desire. I'm called Desire. Ciao, è un piacere conoscerti. Hello, it's nice to meet you. Ciao, è un piacere conoscerti. Hi, it's nice to meet you. When, for example, you're inside a big group and you go like one by one introducing yourself, Maybe you don't say every time è un piacere conoscerti, but you just say piacere. Pleasure. And it's okay, it's nice. Vengo dall'Italia. I'm from Italy. Vengo da means I'm from. For example, I'm from Italy, vengo dall'Italia. I'm from Dubai, vengo da Dubai. So, vengo da, you can put the country name or the city place, it's the same. Vivo a Roma. I live in Rome. Vivo a. I live in. Vivo a Torino. I live in Turin. Vivo a Roma. I live in Rome. I live in New York. Vivo a New York. If you want to say the country, just put in. If you want to put the city, it's a. Vivo a Torino. Vivo in Italia. Sono insegnante. I'm a teacher. Sono. And then you say your profession. I'm. When you're talking about your job, for example. Sono insegnante I'm a teacher or sono un pescatore I'm a fisher, fisherman Anyway sono that means I am it's the way to say what you're doing as a job too so you just say I am and then your profession Ho 22 anni I'm 22 years old Ho 22 anni Ho numero anni So I'm number years I am 22 years old, io ho 22 anni. In Italian we don't say I am, but I have. So, io ho means I have, and then you put your number of years. So, io ho 22 anni, means I am 22 years old, but literally is I have. Mi piace ascoltare la musica. I enjoy listening to music. Mi piace, I enjoy, I like. For example, mi piace ascoltare la musica. I like listening to music, mi piace leggere libri, I like reading books, or mi piace molto mangiare, I enjoy eating a lot. Uno dei miei hobby è la lettura. One of my hobbies is reading. One of my hobby is reading, uno dei miei hobby è la lettura, but you can also say uno dei miei hobby è leggere. So leggere with a verb or lettura is a noun. You can put both after one of my hobbies. Uno dei miei hobby è. Sto imparando l'italiano su italianpod101.com. I'm learning Italian at italianpod101.com. Sto imparando l'italiano con Desiree. I'm learning Italian with Desiree. Sto imparando l'italiano da solo. I'm learning Italian by myself. Or, sto imparando l'italiano attraverso la televisione. I'm learning Italian through television. I'm learning Italian listening to music. Sto imparando l'italiano ascoltando canzoni. Great, okay, that's a great way to do that. That was the 10th of lines you need for introducing yourself. I hope you enjoyed and you found it useful. Thank you for all your comments. I'll read every of them and I'm happy I can be useful for you to learn Italian somehow. I hope this video helped you too. So comment if you want to and remember to subscribe. Bye bye. Ciao ciao. Melissa, quanti anni hai? Ho 24 anni e tu? Io ho 25 anni. Quanti anni ha? Ho 24 anni e lei? Ho 25 anni. Hi guys, welcome to ItalianPod101.com. My name is Ilaria, nice to meet you. And today we are going to talk about the 20 travel phrases you should know. So, something quite usual if happens that. For instance, you are going to travel in my country, in Italy. So let's start. Potrei avere una mappa? Could I get a map? Potrei avere una mappa? Could I get a map? Is actually something really useful, especially if you find yourself in a situation where you don't know where you are and you want to ask someone help. Let's say you're going to a local shop and you say, Potrei avere una mappa? Parla inglese? Do you speak English? Another useful phrase is. Parla inglese? Do you speak English? This is something really, really useful when you are abroad and and you want to know if someone speaks English. And you say, Parla inglese? C'è un autobus dall'aeroporto alla città? Is there a bus from the airport to the city? C'è un autobus dall'aeroporto alla città? Is there a bus from the airport to the city? This is specifically from the airport to the city, so. dall'aeroporto alla città from the airport to the city Dov'è la stazione? Where is the train station? Dov'è la stazione? Where is the train station? So in this case uh dov'è la stazione is a bit generic in Italian because you can say where is the train station which is dov'è la stazione dei treni but you can also say dov'è la dov'è la stazione del bus where is the autobus station, you know, you should be like specific because people they might ask you which station are you looking for, train station or bus station because they are quite different, sometimes they are in different places in Italy. Mi scusi, qual è la tariffa? Excuse me, what's the fare? Mi scusi, qual è la tariffa? Excuse me, what's the fare? You can also say mi scusi, quanto costa? È questo l'autobus giusto per l'aeroporto? Is this the right bus for the airport? È questo l'autobus giusto per l'aeroporto? Is this the right bus for the airport? You can also say this with trains, with any kind of public transport really, you know? And also, È questo il treno giusto per l'aeroporto? La connessione Wi-Fi è gratuita? Is the Wi-Fi free? La connessione Wi-Fi è gratuita? Is the Wi-Fi free? then you can check your maps you know watch for public transport yourself you know uh, you can also say avete wi-fi? which is actually pretty much the same they will understand what you're talking about a qualche posto libero per stasera do you have any vacancies tonight a qualche posto libero per stasera do you have any vacancies tonight in this case, you are talking about hotel rooms or, uh, you know, any kind of um, place where you can spend the night, where you are brought as, as an hotel or a b, b or an apartment, you know. And you can actually say Avete qualche posto libero? Potrei spostarmi in una camera diversa? Could I move to a different room? Potrei spostarmi in una camera diversa? Could I move to a different room? So let's say you you just find a hotel but they give you like a, a a very small room and you need more things and you can just say avete un'altra camera? You know they will understand that you want to change your room basically. Ho prenotato. I have a reservation. Ho prenotato. I have a reservation. So basically when you say ho prenotato means that you have booked. Potremmo avere il menù per favore? Could we have the menu please? So this is about the food. In English you say, "Could we have the menu, please?" And so in Italian you say, "Potremmo avere il menù, per favore?" Potremmo if you are like lots of people, but if you're by yourself, you say, "Potrei avere il menù, per favore." And they will understand exactly what you're talking about. "Potrei avere il conto?" "Could I have the check?" "Potrei avere il conto?" "Could I have the check?" The check is the bill. You finish to eat and you want to know how much your your the amount I mean uh, that you have to pay for. So you say potrei avere il conto, per favore? Yeah. Sono allergico alle arachidi. I am allergic to peanuts. Sono allergico alle arachidi. I am allergic to peanuts. This is very important, especially if you're allergic to some food, to avoid any problems when you are around for your holidays. You know, and this is actually a very good example when you say "sono allergico." Allergico means that you, you have an allergy, so you are not able to get this food. So, sono allergico alle arachidi, sono allergico al gluten, which means like I'm allergic to gluten, for instance. You know, and so on. Acqua, per favore. Water, please. Acqua, per favore. Water please. Quanto costa? How much is this? Quanto costa? How much is this? Also you can say mi potrebbe dire quanto costa, per favore? which means like could I could I know how much is that, please, you know? Ne vorrei 10 di questi. I'd like 10 of these. Ne vorrei 10 di questi. I'd like 10 of these. which is like, um, let's say you, 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 you saw something and you wanna know just the quantity, you want more than one, you know? And you say, ne vorrei, ne vorrei uno, like I want one, ne vorrei due, I want two, and so on, you know, and let's say in this case, it's, ne vorrei dieci. Vorrei questo. I'd like this. Vorrei questo. There is just one particular thing that just grab your attention, and you say, I want this, vorrei questo. Potrebbe farmi uno sconto? Could you give me a discount? Potrebbe farmi uno sconto? Could you give me a discount? So, this is quite important, especially if you, if you get around quite often and you wanna have discounts of things. Let's say you buy you you buy like a bunch of things and you wanna a discount from the seller and you say, Posso avere lo sconto, per favore? Accettate le carte di credito. Do you take credit card? Accettate la carta di credito? Do you take credit cards? Potrebbe farmi una foto per favore? Could you take a picture of me, please? Potrebbe farmi una foto, per favore? Could you take a picture of me, please? That might be happening, you know, you are in front of a very important monument and you want someone to make a photo of you. And then you say, Potrebbe farmi una foto per favore? With this nice question, we actually reached the end of our lesson, guys. Thanks very much for uh, listening to us, as usual. Please watch us, comment, subscribe and give us some tips about what you want to know next in our lovely Italian language. From italianpod101.com, that's it. Thanks very much for listening and take care. Bye bye, have a nice day guys. Bye bye. Mmm, buono! Sì, i panini del bar di fronte sono molto buoni. Eh sì, il mio ha le olive, il tonno e i pomodori. E tu, che panino hai? Il mio panino invece ha il prosciutto, la mozzarella e le melanzane. Hi guys, welcome to ItalianPod101.com. My name is Ilaria, nice to see you or nice to meet you. Um, today we are going to talk about travel. So, the top 10 ways to prepare your travel. Of course, in my language, in Italian. So, let's start! scegliere la tua destinazione to choose your destination scegliere la tua destinazione to choose your destination io e le mie amiche abbiamo scelto la nostra destinazione per il prossimo viaggio my friends and i choose our destination for the next trip i love to travel with my girlfriends and it is just one of the best thing ever. You know, and I like to organize. I, I maybe like more to organize than than, you know, the travel itself or this kind of feeling that you're getting ready, you know, to go somewhere new uh, with your friends, you know. Risparmiare denaro to save money. Risparmiare denaro to save money. Per il viaggio dei miei sogni ho bisogno di risparmiare denaro. For my dream trip, I need to save money. Of course, I mean, you need money to travel. You can also do some very nice um, voluntary travel, and uh, um, so you don't have like, to spend lots of money, but you still do something really nice for the other people, you know what I mean? Prenotare un volo to book a flight. Prenotare un volo to book a flight. Hai già prenotato il volo del ritorno? Have you already booked your return flight? You can also say, um, if you need to book a flight, for instance, you know, devo prenotare un volo. I have to book for a flight. Devo prenotare un volo. And then you can say your destination. For instance, Rome. Devo prenotare un volo per Roma. Fare una ricerca sui prezzi. To research the costs. Fare una ricerca sui prezzi. To research the costs. Mio marito ha fatto una curata ricerca sui prezzi londinesi. My husband has carefully researched the costs in London. Uh, you can actually uh, also save money uh, if you get to know, uh, you, you just research places and things, you know, uh, use vouchers and things like that, I mean... Discounts, you know, um, you can easily uh, spend less money uh, if you try to research for the best costs, you know, the best offers basically. Chiedere le ferie to request vacation time. Chiedere le ferie to request vacation time. Non si può partire senza chiedere le ferie in, in anticipo. We can't leave without requesting vacation time in advance. chiedere le ferie ferie is the word that define the holiday time ferie prenotare la sistemazione to book accommodations prenotare la sistemazione to book accommodations se viaggio con i bambini è fondamentale prenotare la giusta sistemazione if i travel with children it is essential to book the right accommodation if you are parents i bet you did that Ottenere una patente di guida internazionale. To obtain an international driving license. Ottenere una patente di guida internazionale. To obtain an international driving license. Non so ancora come ottenere la patente di guida internazionale. I still don't know how to obtain an international driving license. You can actually, I think that you can um, in uh, um, uh, European countries you can use the same one. Uh, but of course, if you want to drive outside Europe you might need an international drive license. Rinnovare il tuo passaporto to renew your passport. Rinnovare il tuo passaporto to renew your passport. Hai rinnovato il tuo passaporto per andare in Asia? Have you renewed your passport to go to Asia? Be careful about this detail. Acquistare l'assicurazione di viaggio. To buy travel insurance. Acquistare l'assicurazione di viaggio. To buy travel insurance. Non dimenticate di acquistare l'assicurazione di viaggio, ragazzi. Don't forget to buy travel insurance, guys. If you're especially going for a long trip, um, many also travel agencies they suggest you to do something like that because you are covered in case of any kind of uh, thing happening. You know, so bear in mind this point. Ottenere un visto to get a visa. Ottenere un visto to get a visa. I cittadini europei non hanno bisogno di ottenere un visto per spostarsi in Europa. European citizens don't need to get a visa to move in Europe. That's the reason why I told you before about driving license. I don't think that is necessary uh, in Europe itself. Outside Europe, of course. Um, so, anyway, but you, you'll ask anyway. I mean, when you actually book a travel, you, you might know exactly if you need a visa to get to that place or not. So I hope these kind of uh, sentences they were useful to you guys. Uh, and now we actually re reach the end of our lesson on ItalianPod101.com. Here is Ilaria. Thanks again for listening. Please subscribe, comment, tell us what you want to hear in, a, in, a, in our nice Italian language. And I thank you uh, very much again. Take care, always. Bye, guys. Bye, bye. Hi guys, welcome to ItalianPod101.com. Today we are going to talk about a very delicate topic. The top 10 phrases tourists should never use. So let's start. E' disgustoso. It's disgusting. E' disgustoso. It's disgusting. You can also use the word uh, which is uh, less formal than uh, disgustoso. Non mi piace. I don't like it. Simply, you don't have to say it's disgusting. You can say I'm sorry, I don't like it. So that would be mi dispiace, ma non mi piace. Which is definitely better than è disgustoso. Il mio paese è migliore. My country is better. Il mio paese è migliore. My country is better. So this is actually a kind of patriotism, I think, that you shouldn't have when you are around the world. I mean, because you should be like open-minded, you know, and open to new culture and things like that. So it's better not to say this. Stop zitto. Shut up. Stop zitto. Shut up. You can say um, also fa silencio, which is the same, but still of course is not nothing. it's not something uh, nice. I mean, you can say that to your children, for instance. You know, if they make a lot of noise, you know, you can say um, "fa silenzio" or "sta zitto" or "basta," which is like stop. But of course, uh, it's not nice to say this to um, to someone you know that you don't know, actually. But even to people that you know. Non sono molto interessata alla vostra cultura. I'm not very interested in your culture. Non sono molto interessata alla vostra cultura. I'm not very interested in your culture. It's better maybe, you know, to say that you prefer other cultures rather than say I don't like your culture, you know. Non mi piace conoscere nuove persone. I don't like meeting new people. Non mi piace conoscere nuove persone. I don't like meeting new people, which is actually impossible if you travel. So <laughs> it's still the same thing. I mean, if you're open-minded when you travel, because you should be in order, you know, to tolerate as well differences, you know, because uh, the world is, is so, there is such a variety and that actually uh, is also why it's so beautiful. Andiamo a mangiare solo a McDonald's. Let's just eat at McDonald's. Andiamo a mangiare solo a McDonald's. Let's just eat at McDonald's. Of course, I mean, if you travel around the world, you're supposed to try things which are different from your ordinary things, you know. Questo ha un sapore terribile. This taste is awful. Questo ha un sapore terribile. This taste is awful. Instead of saying this, you can say. I'm sorry, but I don't like it, so it would still be uh, mi dispiace, ma non mi piace. Ho intenzione di passare la giornata in albergo. I'm going to spend the day in the hotel. Ho intenzione di passare la giornata in albergo. I'm going to spend the day in the hotel. Questo è stupido. This is stupid. Questo è stupido. This is stupid. Yeah, I mean, still uh, remember that those are the words they should you should not use, <laughs> should never use. So learn learn them in you know, order not to use them. Voi siete incivili. You people are uncivilized. Voi siete incivili. You people are uncivilized. So remember these words, please, and not use them when you are traveling around the world, guys. Okay. Uh, thanks very much for listening. Those were the top ten. Words tourists should never use. Uh, I will see you next time. Thanks from ItalianPod101.com. Here is Ilaria. Please comment, subscribe, and let us know what you want to hear in our nice Italian language. Nice to see you guys. Take care next time. Always take care. Bye bye. Bye bye. Hi guys, welcome to ItalianPod101.com. My name is Ilaria. Nice to meet you or nice to see you again. Today we're going to talk about the top 10 most common tourist vocabulary. So let's start. Biglietto, ticket. Biglietto, ticket. Vorrei due biglietti per gli uffizi, per favore. Two tickets for the Uffizi Gallery, please. This is actually you can apply this phrase to pretty much everything when you need a ticket for something. So uh, let's say um, you want a ticket for a museum. Vorrei un biglietto per il museo, per favore. I would like a ticket for the museum, please. Vorrei un biglietto per il treno. Per favore. I would like a ticket for the train, please, for example. So you can apply this to pretty much everything that you like. Turista. Tourist. Turista. Tourist. In piazza della Signoria ci sono sempre centinaia di turisti. In Signoria Square, there are always a hundred of tourists. Itinerario, itinerary, itinerario, itinerary. Abbiamo studiato un buon itinerario per visitare l'Italia del Sud. We planned a good itinerary to visit Southern Italy. You can also say, Abbiamo preparato un itinerario per il nostro viaggio. We prepare an itinerary for our travel. Guida turistica. Guidebook. Guida turistica. Guidebook. Preferisco usare internet per consultare le guide turistiche in PDF. I prefer using the internet. to read pdf of guidebooks it's very interesting because you can actually um, print as well the guidebooks and take it to you uh, when you travel and instead of maybe you know buying proper guidebooks you know you can choose what you like to see uh, and so it's, it's a bit different autobus turistico tour bus autobus turistico tour bus Prenotando l'autobus turistico, andremo ad Assisi e Perugia. By booking a tour bus, we'll go to Assisi and Perugia. You can also say, I mean, when you arrive to an airport, let's say, and you are looking for a tour bus or a tour bus services where in the city uh, where we're traveling in. So you can actually go to the tourist desk and say, c'è un tour bus? They can understand also if you say tour bus in Italian, but of course, if you say uh, C'è un autobus turistico? Is there a tour bus? You know, or uh, uh, C'è un servizio per i turisti? Is there a service for tourists with a bus? You know, so you can use a lot of different words. Tempio, tempo, tempio, tempo. Stop per a vedere i templi della Valle di Agrigento in Sicilia. I'm going to see the temples of Agrigento Valley in Sicily. I've never been there, but I know that they're really, really beautiful. So if you have time to go to to, to Agrigento when you visit Sicily, um, you can't miss this, this spot. It's really, really nice one. Uh, there is a lot of history there. Moschea mosque. Moschea. Mosque. Stanno inaugurando una nuova moschea nella nostra città. They are inaugurating a new mosque in our town. Chiesa. Church. Chiesa. Church. I gruppi di turisti possono visitare le chiese quando non ci sono messe. Group of tourists can visit churches when there isn't mass. Cascata. Waterfall cascata waterfall nel centro Italia c'è la splendida cascata delle marmore. In the central Italy there is the wonderful marmore waterfall and it's actually pretty spectacular too. Visitare to visit visitare to visit. Ci piace visitare i paesini del centro Italia. We love visiting the small towns in central Italy. We actually reached the end of our lesson, so thanks for listening. Please do not forget to subscribe, comment. We are here for you guys. So bye from ItalianPod101.com next time and always take care. Bye from Ilaria. Take care. Bye bye. Hi guys, welcome to ItalianPod101.com. My name is Ilaria. Nice to meet you or nice to see you again uh, today we are going to talk about uh, a very easy topic something that you must learn if you are going to italy which is the top 10 ways to say hello so let's start buongiorno buongiorno good morning you can also say uh, salve salve uh, it's a more generic word that you can use with um, at any really any uh, any time of the day uh, and it's quite generic so salve is something that is very polite and at the same time you can use it all the time during the day so when you meet someone let's say you say salve so uh, the person is going to say to you salve or buongiorno Ciao, hello, ciao is well. I think um, everyone knows the word ciao. You know, um, ciao is quite informal, so you don't say really ciao to older people or uh, the people that you don't know, that you don't know really. So um, you can use ciao with your friends. Uh, but also, let's say if you're going to a restaurant or a shop and you want to say to the, uh, to the person which is working, um, grazie, ciao, thanks, goodbye, you know, it works, you know, because ciao, you can use ciao as hello when you meet someone, but also as goodbye, you know, so is another very generic word as salve. Non ci vediamo da tanto tempo. Non ci vediamo da tanto tempo. Long time no see. Non ci vediamo da tanto tempo. Non ci vediamo da tanto tempo. Which in English is long time no see. You can also say, da quanto tempo non ci vediamo? So, it's a very long time that we haven't seen each other. Come ti sei trovato? Come ti sei trovato? How have you been? Which is also, you can say, um, come è andata? Come è andata? Which is. Pretty much the same. You can use it, uh, let's say, your friend go, goes to um, your Italian friend goes to uh, somewhere for vacation and you want to ask him uh, how the trip was. And you, you can say, Com'è andata? Uh, which is, Come ti sei trovato? How have you been? It's pretty much the same. Come va oggi? How is your day? Come va oggi? Oggi is today. Che si dice? Che si dice? What's up? Che si dice which is like um what's up. Che si dice uh, is uh, very informal and is more like um it's more like a kind of slang, Italian slang. It's not like proper formal Italian. So um, you, you say "come stai," you know. "Che si dice" is more, uh, you know, um, like still. If you meet your friend, you know, you have like a very uh, informal way to say things to each other. You know, you don't speak like high uh, Italian. You know, so "che uh, si dice" is pretty much used for to say like how are you, how is your life. Is the same of "come uh, va." And, um, come stai? Buon pomeriggio. Good afternoon. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Good afternoon. Come stai? How are you? Uh, usually telling people, uh, we we used to say, um, when we meet like a friend, uh, ciao, come stai? Like, um, which means hello, how are you? You know, but you can also say, Ciao, come va? Hello, how are you? Come va? is the same of, come stai? Piacere di conoscerti. Piacere di conoscerti. It's nice to meet you. Piacere di conoscerti. Piacere di conoscerti. Nice to meet you. You can also say, È stato un piacere conoscerti. È stato un piacere conoscerti. When you meet someone like for the first time and you like the person, you know, you say uh, it has been nice to meet you, you know, uh, which is different than nice to meet you, which is when you actually meet the person for the first time, then you say piacere. You can also say just piacere, you know, when you uh, give your hand to, 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 to the person that you're meeting, you can say just piacere. And the person might uh, answer uh, to you, piacere mio, which is my pleasure, you know. Come vanno le cose? Come vanno le cose? How is everything? Come vanno le cose? Come vanno le cose? How is everything? So Come vanno le cose is, uh, uh, it refers to something, uh, really general. So, how is your life in general, you know? But it's, it's used quite a lot in Italy, this phrase, come vanno le cose. So. And uh, with this very nice phrase, we actually reached the end of our lesson the top 10 ways to say hello in Italian. Uh, thanks very much for listening. Here is Ilaria, ItalianPod101.com. And guys, I'll see you the next lesson. Bye bye. Take care. Hi. Welcome to Introduction to Italian. My name is Alicia, and I'm joined by. Hi everyone, I'm Marika. In this series, you will learn everything you need to know to get started learning Italian. That's right, and we're here to help guide you through your journey. In this lesson, you'll learn the reasons why you should learn Italian and how to get started. There are countless reasons, but perhaps the biggest one of all is that it could actually change your life. Learning a new language unlocks new pathways that are off limits to you now. There are certain things that you simply cannot do without having the technical or cultural skills that come from learning a new language, like working or living in another country. Knowing another language provides you with greater job opportunities. You have the freedom to move to another country halfway around the world and be able to earn a living, or even better yet, build a career from it, instead of just being stuck in one place. Language allows you to visit or live in places that you may never have even considered going simply because that wasn't a possibility for you. Knowing another language simply gives you more options to choose from. And learning a new language also helps you to be more open minded and see the world from a new perspective. Language and culture go hand in hand. The world is a big place, and by broadening your understanding of other cultures, it allows you to be more empathetic and understanding of the many different ways that people live their lives. With language, you're able to see and experience more, which helps you to grow as a person. Learning a new language also improves your memory. Several studies have consistently shown that those who study another language have improved memory, as opposed to those who didn't learn another language. Learning another language also keeps your brain healthy by significantly delaying the onset of Alzheimer's and dementia. This difference can be as much as four to five more years of quality life. And those are just some of the reasons you should learn another language. The list just goes on and on. Now you know the benefits of studying another language, but why should you learn Italian in particular? Italy has a lot to offer. Landscapes, cities, ancient monuments, stunning coastlines. You'll need plenty of time to see them all. And if you learn Italian, your experience will be much more rewarding. Italy has 51 World Heritage Sites. That's more than any other country in the world. Tourism is one of Italy's most profitable industries. Despite this, English is not widely spoken outside the main tourist centers. Rome, Venice, Florence, and other big cities are a must visit. But if you speak Italian, your experience will be that much more authentic, and you'll be able to take trips to lesser known cities and cultural sites. A city like Urbino isn't a crowded tourist destination, but it's definitely unique. It's a walled city perched on a hill in a market region. It was an important Renaissance center, and the Ducal Palace is definitely worth a visit. Italian people are generally friendly. And making an effort to learn the language will significantly improve your chances of making friends. Italy's long history is evident in the architectural styles of many buildings, churches, castles, and its art. Not to mention, it's the birthplace of the Renaissance, of opera, of Leonardo da Vinci, Michelangelo, Dante, and more. Let's not forget the food. Have you ever heard of pizza, pasta, or spaghetti? Well, they are all Italian foods. Italian cuisine is one of the most popular cuisines in the world. It's extremely rich and varies from region to region. If you know the language, you can easily read the menu and enjoy different types of Italian dishes. There's much more to discover than just pizza and pasta. Of course, it's not all just about food. What about business opportunities? Italy is a highly developed country with a dynamic economy. It's the world's second largest wine producer and the fourth largest manufacturing country. Italian production is renowned all around the world for its high quality creative goods. Major Italian industries include fashion, cars, jewelry, and of course, food. Ferrari, Prada, Gucci, and Armani are just some examples of well known Italian brands. And Milan Fashion Week is one of the four leading fashion events internationally. Thousands of companies all over the world do business with Italy. So, learning Italian will open up many opportunities for you. Okay, so there are clearly many reasons why you should learn Italian. Now we've talked about why you should start learning a language and why you should start learning Italian, but how should the viewers get started? Getting started is actually very simple. Just start by learning your first word in Italian and build up from there. The good news though is that you already know some Italian. Cappuccino, gelato, maestro. These are all English words of Italian origin. The reverse also applies. Nowadays, Italian speakers use a lot of English words in everyday conversation. Babysitter, gossip, meeting. Many English and Italian words are derived from Latin. This means that there will be many words you'll be able to easily recognize. Originale, turista, televisione. See, they're very similar. Now, let's teach you something useful. Grazie. This means thank you in Italian. That's a very versatile phrase. It could be used in all types of situations, both formal and informal. Grazie. A very common mistake many learners make when pronouncing this word is that they don't pronounce the final E clearly. Listen closely to how I pronounce this word. Grazie. Grazie. Another aspect that can be difficult for beginners is learning how to roll the R. Grazie. In the next lesson, we'll give you an in depth explanation on Italian pronunciation so that you can perfect this simple but useful phrase. Grazie. Well done! Now you know how to say thank you in Italian. We've covered a lot of things already, so why don't we wrap up the first lesson and recap on what we've learned? In this lesson, you learned that studying another language has many benefits, such as providing new job and business opportunities. Italy has a colorful history with many things for you to see and learn. And to say thank you in Italian, it's. Grazie. See you in the next lesson. Bye. Bye. Hi. Welcome to Introduction to Italian. My name is Alicia, and I'm joined by. Hi, everyone. I'm Marika. In this lesson, you'll learn the basics of Italian pronunciation. Italian is what is called a syllable-timed language. What this simply means is that every syllable is pronounced for roughly an equal amount of time. Avranno. Avranno. Notice how each syllable is pronounced for roughly the same amount of time? The first N is held for roughly the same amount of time as all the other syllables. Avranno. English, on the other hand, is a stress-timed language. Unstressed syllables are often shortened, while stressed syllables are pronounced longer. Opportunity opportunity the stress syllable 2 in opportunity is pronounced longer than all the other syllables listen to it again opportunity compare this once again to the syllables in italian avranno even though italian is not a stress-timed language individual words still have primary stress in most italian words the stress falls on the second to last syllable so you'll need to pronounce this a tiny tiny bit longer and louder than the other syllables but not by much avranno buongiorno. apart from the stressed syllable all other syllables are pronounced for roughly an equal amount of time one of the biggest differences between english and italian pronunciation is that italian is largely phonetic meaning most words are pronounced as they are written. This makes learning Italian much simpler than learning English, for example. For the most part, English and Italian share the same consonant and vowel sounds. I, U, B, D, F, M. In fact, 75% of all sounds in Italian are similar to English, so most of these sounds will be familiar to you. Some sounds, however, will be quite new. The good news, though, is that these will be very limited. A, E. Z. E. Let's briefly take a look at some of the unique sounds of Italian. First, let's start with the vowels. There are five vowels in Italian A, E, I, O, and U. The vowels A, I, and U will always be pronounced in the same way. A, I, e, U. These sounds should be relatively easy for you to duplicate. The vowels e and o, however, will be a little more challenging. They each have two variant sounds, one open version and one closed version. The open version requires you to open your mouth wide, while the closed version is pronounced more narrowly. Compare the open e followed by a closed e. e I. e e e now, the open O followed by the closed o. O, 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 o. Even when there are two or more vowels in a row, just pronounce them separately. Aereo. Okay, now let's move on to the consonants. How would you pronounce this word in Italian? Spaghetti. Spaghetti. Despite not knowing Italian pronunciation, the chances are that your pronunciations of the S, P, and G consonants were spot on. Most consonants you encounter shouldn't be too difficult for you to pronounce. Some consonants, like the rolled R sound in Italian, however, will be more challenging. Do you remember how to pronounce this word? We taught you this word in the previous lesson. It's pronounced. Grazie. This word uses the rolled R sound. Grazie. To pronounce this sound, place the tip of your tongue on the gum ridge behind your upper teeth, just like you do when you want to say the English D sound. Then relax your tongue and blow out air. R Concentrate the air pressure at the tip of your tongue and gum ridge. The air will push your tongue away from the gum ridge. When this happens, try to force your tongue back into position. This should all happen very quickly. R one useful trick is to flip your tongue up and back against the gum ridge the very moment you feel the air begin to push through. R Grazie. Grazie. Well done. This is a challenging sound, so don't be too hard on yourself if you didn't get it. Another significant aspect of Italian pronunciation is the pronunciation of double consonants. Unlike English, Double consonants must be pronounced clearly and held for longer periods of time in Italian. Failure to do so could result in miscommunication. Pala palla. Remember how Italian is a syllable-timed language? Imagine that you're holding that consonant sound for one extra syllable. Palla palla. Many learners do not hold the sound for long enough, so when in doubt, pronounce it a little longer than you would normally. Okay. Let's recap what we've learned in this lesson. In this lesson, you learned that Italian is a syllable timed language, where syllables are pronounced for roughly an equal amount of time. Italian pronunciation is very regular, so most words are pronounced as they're spelled. Collectively, nearly all sounds in Italian are identical to English, and there are only a handful of new sounds that you need to learn. And finally, double consonants are an important aspect of Italian pronunciation which you need to look out for. Hi! Welcome to Introduction to Italian. My name is Alicia, and I'm joined by. Hi everyone! I'm Marika. In this lesson, you'll learn the basics of Italian grammar. Word order refers to the order in which words are structured to form a sentence in a given language. Consider the English sentence, I ate an apple. But first, let's remove the article an here for simplicity. So we're just left with, I ate apple. The basic word order for English is subject verb object, or SVO for short. If we break down the English sentence I ate apple, we can see that the subject I is presented first, followed by the verb ate, and then finally the object apple is positioned last. This is the basic word order for sentences in English. Now let's compare that same sentence I ate an apple in Italian. Io ho mangiato una mela. Like before, let's remove the article to keep it simple, so we are just left with the words. If we break down the Italian sentence, we get the subject io, meaning I, then comes the verb ho mangiato, meaning ate, and finally we have the object mela, meaning apple. The basic word order for Italian then is SBO. It's the same as English. This means that you can convert an English sentence into Italian simply by replacing the English words with Italian words, and you'll still be understood. Italian word order, however, is much more flexible than English. If we swapped the subject and object around, we'd get apple ate I in English, which changes the meaning of the sentence completely. In Italian, however, the core meaning of the sentence does not change. It would still essentially be I ate apple. Mela ho mangiato io. As you can see, the word order of Italian is quite flexible. More often than not, if you wanted to say I ate an apple in Italian, you would not say Io ho mangiato una mela. Instead, you would more likely say Ate an apple in Italian. Ho mangiato una mela. This is because Italian is a null subject language where the word for the pronoun is omitted because it's already implied. This is because all of the information can be derived from the way the verb is conjugated in the sentence. For example, the verb aprire means to open. When you conjugate it, it changes according to the subject. I aperto la scatola means you open the box. Hanno aperto la scatola means they opened the box. Let's take a look at another example. Tornare means to return. Siamo tornati a casa in treno means we return home by train. Sono tornata a casa in treno means I return home by train. Can you see how the subject changes based on the way the verb is conjugated in the sentence? Okay, let's move on. Negating a sentence in Italian is incredibly simple. All you have to do is to put the word non in front of the verb. Let's go back to the original example I ate an apple. The verb here is ate or. Ho mangiato in Italian. Ho mangiato una mela. To make this sentence negative, simply add non before the verb. Ho mangiato. Non ho mangiato una mela. If it were. Carla ate an apple, it would be Carla ha mangiato una mela. Adding non before the verb would make it negative. Carla non ha mangiato una mela. Siamo tornati a casa in treno. Non siamo tornati a casa in treno. You can create any negative sentence in Italian simply by adding non before the verb. asking a question in italian is even easier than making it negative all you have to do is simply raise the pitch at the end of a sentence to turn it into a question. hai aperto la scatola hai aperto la scatola no rearranging of words is needed hai aperto la scatola hai aperto la scatola. you can create any basic yes-no questions in italian this way. If you want to be a little more specific, simply add the question word in front of the question. For example, Perchè means why? Perchè hai aperto la scatola? Quando means when? Quando hai aperto la scatola? And come means how? Come hai aperto la scatola? Now you know how to create questions in Italian. Well done! We've covered a lot of things in this lesson, so let's recap what we've learned. In this lesson, you learned that Italian sentences can be formed using a subject, verb, object, or SVO word order. Italian tends to omit the subject if that subject is a pronoun. You make a sentence negative by adding non before the verb. To turn a sentence into a question, simply raise your pitch at the end. And if you want to be more specific, just add a question word at the beginning of the question. Hi! Welcome to Introduction to Italian. My name is Alicia and I'm joined by. Hi everyone, I'm Marika. In this lesson, you'll learn the basics of Italian writing. Both English and Italian use the Latin alphabet. Unlike English, however, Italian only uses a select number of letters. The Italian alphabet has 21 letters, 5 of them are vowels, and 16 are consonants. Compared to English's 26, you have five fewer letters to worry about. Missing are the letters J, K, W, X, and Y. They're all considered to be foreign letters in Italian and are only used for words borrowed from other languages. The most common examples are jeans, password, relax, yoga, and extra. An accent is a marker that is used to indicate some additional quality. That being said, accents aren't as intimidating as they look. They actually help you more than anything. There are two types of accents used in Italian the grave accent, which looks like a line falling from left to right, and the acute accent, which looks like a line rising from left to right. The grave accent can only appear over vowels. Any vowel that appears at the end of a word can have a grave accent. Città, caffè, lunedì, falò, giù. The grave accent then actually takes away the ambiguity from where to place the stress. It's essentially telling you to stress this vowel. So, whenever you see the grave accent in Italian, just stress that syllable. If the vowel at the end is an E and it has the grave accent on top, it's indicating that we should pronounce it as an open E. And of course, we must stress the syllable. The other accent is the acute accent, and it's used to indicate that we should pronounce it as a closed E. The acute accent can only appear over the vowel E, and only when it's at the end of a word. Vowels that are not at the end of a word are rarely marked with an accent outside of dictionaries. When this happens, however, it's used to help the reader distinguish between two words. Which would otherwise appear the same. Ancora, ancora, principi, principi. Now you know the function of accents in Italian. Another important element to Italian writing is learning when to use capital letters, as they differ from English quite a bit. Generally, words in Italian are capitalized nearly as much as English. For example. Days, months, and languages are capitalized in English, but not in Italian. So we simply write Lunedì, Martedì, Aprile, Maggio, Inglese, Italiano. Capital letters are only generally used at the beginning of a sentence or with proper nouns. A proper noun can be the name of a person, like Rita, but also the name of a place, like Venezia or Monte Bianco. Okay. Let's wrap up this lesson by recapping what we've learned. In this lesson, you learned that the standard Italian alphabet consists of 21 letters. You also learned that the grave accent can appear over any vowel at the end of a word and is used to indicate that the syllable must be stressed. When the grave accent appears on the letter E, you must use an open pronunciation. When the acute accent is used, it'll only appear over the letter E, indicating that you must use a closed pronunciation. Finally, Italian only uses capitalization at the beginning of a sentence and with proper nouns. Hi! Welcome to Introduction to Italian. My name is Alicia and I'm joined by. Hi everyone, I'm Marika. In this lesson, we'll focus on teaching you the most useful Italian words and phrases for absolute beginners. Make sure you're repeating the words out loud after I say the examples. Are you ready? Let's get started. The best phrase to learn when studying a new language is one that expresses gratitude and appreciation. If you had to learn only a single phrase, this would be it. We taught you this phrase in the first lesson of this series. Do you remember what it was? Grazie. It means thank you. Grazie. Keep repeating after Marika until you get it. Grazie. Your turn. Grazie. Once more. Grazie. Do you remember the trilled R? We talked about it in lesson two. Even though it looks like the English R, the pronunciation is very different. Listen to how Marika is pronouncing this sound. Altogether, it's... Grazie. One last time. Grazie. The next phrase we'll teach you is perhaps the second most useful phrase of all. It's to apologize or to excuse yourself. Mi scusi. This means excuse me or I'm sorry. Mi scusi. Use this phrase when you want to grab a waiter's attention or when you're hustling through the busy streets of Rome. Mi scusi. Your turn. Mi scusi. Imagine you're on the street. And you want to stop someone to ask them for directions. What do you say? Mi scusi. One last time. Mi scusi. Now you can say thank you, excuse me, and I'm sorry in Italian. Let's move on. Asking where something is is an incredibly important and useful thing to learn. You're going to need this when asking where the bathroom, the train station, or where the hotel is. To ask where something is, just say Dov'è? and add the name of the place or location. If you want to ask Where is the bathroom, for example, it'd be Dov'è il bagno? For the train station, it'll be Dov'è la stazione? And so on. You can ask where anything is simply by starting with Dov'è? And then adding the name of the place or location. Now listen and repeat after Marika. Dov'e? Your turn. Dov'e? One last time. Dov'e? Okay, now let's teach you some vocabulary so that you can use it in the sentence. Here are some of the most common words you'll need to learn Bagno, bathroom. Bagno. Dov'è il bagno? Next. Stazione. Station. Stazione. Dov'è la stazione? If you ask someone this question, they'll direct you to the closest train station. If you'd like to ask where a specific train station is, like Roma Termini Station, for example, simply place the location after station. Stazione. Stazione Roma Termini. Dov'è la stazione Roma Termini? Next. Hotel. 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 Dov'è l'hotel? For a specific hotel, do the same as before. Just place the name after hotel. Hotel. Hotel Eden. Dov'è l'hotel Eden? Next. Supermercato. Supermarket. Supermercato. Dov'è il supermercato? You can ask where anything is in Italian simply by saying Dov'è? and then adding the name of the place or location. In this final lesson, you learned how to say thank you, excuse me, I'm sorry, and to ask where something is in Italian. And in this series, we introduce you to the basics of Italian pronunciation, grammar, writing, and more. Let's conclude with some parting advice from Marica and listen to some of her tips on how to learn Italian from a native Italian perspective. The biggest mistake I see learners make is trying to master Italian grammar before anything. While grammar is important, it's only really important at a more intermediate level. If you think about it, children learn how to speak their language well before they can actually read a grammar textbook. Your goal at this moment is to expand your vocabulary by learning words for everyday objects in Italian. You can then use those words to stream them together to communicate. The best way to learn Italian, like any language, is to expose yourself to language as much as possible. In our day and age, technology allows you to immerse yourself in Italian. Watching Italian videos, reading blogs or websites in Italian, listening to podcasts, the possibilities are endless. Watching Italian movies can help, but keep in mind that most people don't talk like that in everyday conversation. Watching contemporary videos, such as our videos here at italianpod101.com, Will ensure that you're learning real, applicable Italian in the fastest and most effective way. You've reached the end of this Introduction to Italian course, but it's only the beginning of your journey to Italian fluency. Where do you go from here? Try our Italian in Three Minutes series, where we teach you beginner vocab and even more useful phrases. Or check out any of our other video series. We have many different categories for you to choose from. Good luck as you continue learning Italian, and I'll see you in another video. Bye! Bye! Una donna fa una telefonata per prenotare dei biglietti per uno spettacolo teatrale. Quali due posti prende? Salve, Teatro Storchi, la posso aiutare? Vorrei due biglietti per il Rarlier alle 17.30. Avete ancora posti disponibili? Abbiamo ancora qualche posto, ma mi dispiace dire che non ne abbiamo attigui. Se non le importa, tuttavia, le possiamo offrire due posti separati. Va bene, non importa. Ha qualche richiesta particolare? Beh, avete qualche posto adiacente al corridoio? Sì, abbiamo un posto vicino al corridoio sulla sinistra della sezione centrale. E alla destra di questo, tre posti più in là, abbiamo un altro posto libero. Sul lato. Va bene, allora per favore prenoti il posto adiacente al corridoio. Certo, per quanto riguarda l'altro? Avete qualche posto vicino al centro? Gli unici posti centrali che sono rimasti sono dalla prima alla terza fila. Non vado matta per gli sputi degli attori, quindi... Questa sala è relativamente piccola e penso che ci si possa godere lo spettacolo persino dalla fine della fila laterale. Ah sì? Allora prendo quello che mi ha detto prima sul lato sinistro. Quali due posti prende? Una donna fa una telefonata per prenotare dei biglietti per uno spettacolo teatrale. Quali due posti prende? Salve, Teatro Storchi, la posso aiutare? Vorrei due biglietti per il Rare Lear alle 17.30. Avete ancora posti disponibili? Abbiamo ancora qualche posto, ma mi dispiace dire che non ne abbiamo attigui. Se non le importa, tuttavia, le possiamo offrire due posti separati. Va bene, non importa. Ha qualche richiesta particolare? Beh, avete qualche posto adiacente al corridoio? Sì, abbiamo un posto vicino al corridoio sulla sinistra della sezione centrale. E alla destra di questo, tre posti più in là, abbiamo un altro posto libero. Sul lato. Va bene, allora per favore prenoti il posto adiacente al corridoio. Certo, per quanto riguarda l'altro? Avete qualche posto vicino al centro? Gli unici posti centrali che sono rimasti sono dalla prima alla terza fila. Non vado matta per gli sputi degli attori, quindi... Questa sala è relativamente piccola e penso che ci si possa godere lo spettacolo persino dalla fine della fila laterale. Ah sì? Allora prendo quello che mi ha detto prima sul lato sinistro. Un uomo e una donna devono scegliere un hotel. Quale hotel sceglieranno? Dobbiamo decidere l'hotel per il nostro viaggio del mese prossimo. Ok, guardiamo su internet. L'Hotel Carlotta è vicino alla spiaggia. Dice 120 euro a notte per persona, colazione a buffet inclusa. Che ne dici dell'Hotel Leone? È 80 euro a notte. Non voglio sprecare troppo per l'alloggio. Mmm, ma l'Hotel Leone è lontano dalla spiaggia e dal centro. Inoltre dice che il wifi è a pagamento. Cosa ne dici dell'Hotel Sole? Di solito costa 140 euro a notte, ma per ora c'è un'ottima offerta, 90 euro a notte. È a metà strada tra la spiaggia e il centro. Inoltre hai il WiFi gratis. Bene. Ah, aspetta, dice che è solo per la prossima settimana. Ah, non l'avevo visto. Allora che ne dici di questo posto, l'Hotel Royal? Si trova in centro e costa 100 euro a notte. La stanza non sembra molto carina, ma almeno c'è il WiFi gratis. Ok, prenotiamo questo. Ah, uh, ma non c'è disponibilità. No, allora l'unica è il primo hotel. È pieno anche quello? No. Ottimo. Quale hotel sceglieranno? Un uomo e una donna devono scegliere un hotel. Quale hotel sceglieranno? Dobbiamo decidere l'hotel per il nostro viaggio del mese prossimo. Ok, guardiamo su internet. L'Hotel Carlotta è vicino alla spiaggia, dice 120 euro a notte per persona, colazione buffet inclusa. Che ne dici dell'Hotel Leone? È 80 euro a notte, non voglio sprecare troppo per l'alloggio. Mm, ma l'Hotel Leone è lontano dalla spiaggia e dal centro, inoltre dice che il wifi è a pagamento. Cosa ne dici dell'Hotel Sole? Di solito costa 140 euro a notte, ma per ora c'è un'ottima offerta, 90 euro a notte. È a metà strada tra la spiaggia e il centro. Inoltre ha il WiFi gratis. Bene. Ah, aspetta. Dice che è solo per la prossima settimana. Ah, non l'avevo visto. Allora che ne dici di questo posto, l'Hotel Royal? Si trova in centro e costa 100 euro a notte. La stanza non sembra molto carina, ma almeno c'è il WiFi gratis. Ok, prenotiamo questo. Ah, ma non c'è disponibilità. No, allora l'unica è il primo hotel. È pieno anche quello? No. Ottimo. Un uomo sta facendo una relazione riguardo l'andamento delle vendite della sua azienda ad un meeting. Quali due tabelle sta usando per la sua presentazione? Per favore, guardate l'opuscolo. La tabella a sinistra mostra le vendite della nostra azienda negli scorsi tre anni e le previsioni di vendita per l'anno corrente. E la tabella a destra mostra la diminuzione mensile nelle vendite fino a ottobre di quest'anno. Adesso, per favore, date un'occhiata alla tabella a sinistra. Mostra che le vendite sono saldamente aumentate negli scorsi tre anni. E se riusciamo a continuare ad aumentarle, le vendite totali di quest'anno mostreranno un aumento rispetto allo scorso anno. Poi, guardate per favore la tabella a destra. La tabella destra mostra che le campagne che abbiamo intrapreso ad aprile e agosto sono state piuttosto efficaci. Capisco, ma le vendite sono diminuite a maggio e settembre a seguito delle campagne. Sì, ma questo tipo di rimbalzo è inevitabile. Mi aspetto che le vendite annuali di quest'anno mostrino un aumento sullo scorso anno, se continuiamo ad aumentare le nostre vendite. Quali due tabelle sta usando per la sua presentazione? Un uomo sta facendo una relazione riguardo l'andamento delle vendite della sua azienda ad un meeting. Quali due tabelle sta usando per la sua presentazione? Per favore, guardate l'opuscolo. La tabella a sinistra mostra le vendite della nostra azienda negli scorsi tre anni e le previsioni di vendita per l'anno corrente. E la tabella a destra mostra la diminuzione mensile nelle vendite fino a ottobre di quest'anno. Adesso, per favore, date un'occhiata alla tabella a sinistra. Mostra che le vendite sono saldamente aumentate negli scorsi tre anni e se riusciamo a continuare ad aumentarle, le vendite totali di quest'anno mostreranno un aumento rispetto allo scorso anno. Poi, guardate per favore la tabella a destra. La tabella a destra mostra che le campagne che abbiamo intrapreso ad aprile e agosto sono state piuttosto efficaci. Capisco, ma le vendite sono diminuite a maggio-settembre a seguito delle campagne. Sì, ma questo tipo di rimbalzo è inevitabile. Mi aspetto che le vendite annuali di quest'anno mostrino un aumento sullo scorso anno, se continuiamo ad aumentare le nostre vendite. Want to speak real Italian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at italianpod101.com. Hi guys, ciao ragazzi and welcome to the 10 Phrases you always want to hear. Avevi ragione! You were right! Hey, why don't you add some salt? Perché non aggiungi del sale? Mmm, I don't know… Oh, you were right! It's really tasteful! Oh, avevi ragione! È veramente buono! Ci sarà un bonus alla fine del mese. There will be a bonus at the end of the month. So you will be able to buy that dress that you really wanted or maybe just save some money to travel. If you get a bonus at the end of the month, se hai un bonus alla fine del mese, Save up money. A e Vinci two, and you win. Maybe you're in a group of friends, and you're discussing about what to do. After <laughs> all the suggestions, you are the one who suggested the right one. So when everyone are like, "Yeah, let's do what you said," can be a e Vinci two, and you win. Or a vinto tu! and you won. Hai fatto un ottimo lavoro. You did a great job. Of course, that's something that everyone would like to hear. Maybe just after some exercise, sports exercise, or school, school thing. Oh, you did a great job! I fatto un ottimo lavoro. It's something that can always apply, and yeah, you can always use it. Ottimo lavoro, good job. Il budget è illimitato. The budget is unlimited. If you are buying something and you have an unlimited budget, well, that's amazing. You can buy everything. That's probably a dream. The budget is unlimited. Il budget è limitato. It sounds so nice. Mi manchi. I miss you. Me Mi means to me. So to me, you are missing. Basically, the meaning is the same, of course. But the verb mancare literally means something is missing. You can tell that to your partner, your friend, your family. Everyone would be happy to hear that. I think. Prenditi una pausa, farò io le pulizie di oggi. Take a break, I'll do the cleaning today. That's something really nice. Would it ever happen? I hope so. And yeah, let's think it will someday. Maybe it's even nicer to say, prendiamoci una pausa. So let's take a break together and let's go somewhere, let's go on vacation. Andiamo in vacanza. Sei una cuoca eccellente. You are an excellent cook. If you want to say that to a boy, it would be say un cuoco eccellente. So eccellente stays the same, but cuoco is for boys, while cuoca is for girls. Everything was delicious. Era tutto delizioso, or as kids do when they're not talking yet. This is buono, good. That was nice. Good to eat. And you turn it. Stai benissimo oggi. You look great today. So, if you're like different from the usual and people tell you, Oh, you look great today, oh, stay benissimo oggi, that's nice. If you didn't change anything and people still tell you, You look great today, stay benissimo oggi, maybe they have something they would like to ask you or something to be forgiven for. If you want to say, You're really beautiful today, you can also say, Sei bellissima oggi. Or if it's to a boy, sei "bellissimo" oggi. Ti ho portato qualcosa di speciale. I brought you something special. And then you start wonder what is it? what can it be? Cake maybe <laughs> that would be nice. It's I brought you something special. It can be maybe your favorite dish, your favorite sweet, your favorite cake, or a present. Would be nice too. So you answer. Grazie, davvero! Oh, thank you, really! Oh, non c'era bisogno! Oh, you didn't have to! That was it for the 10 phrases you always want to hear. I hope you enjoyed that. I hope you will hear them a lot. If you like to be told something else, please tell me, comment and remember to subscribe. Ciao ciao! Bye bye! Una donna sta parlando con un uomo che lavora per una ditta di stampa esterna a proposito di un dépliant per un nuovo prodotto. Quando è la scadenza per il primo schizzo del modello del Depliant? Abbiamo deciso di lanciare il nuovo prodotto il 15 ottobre e vorremmo offrirvi il contratto per fare il Depliant. Grazie mille, siamo assolutamente entusiasti di aiutarvi per questo nuovo progetto. Allora potreste dirci qualcosa riguardo la tabella di marcia? Entro quando vi serve tutto? Beh, considerando il tempo necessario per la stampa vorremmo dei pliant pronti per essere stampati entro la fine di settembre. Quindi vi sarebbe possibile procurarci il primo schizzo di modello per la metà di agosto? Beh, inizialmente vorremmo proporvi tre opzioni e quindi farvi scegliere il modello che più si adatta alla vostra idea. Poi realizzeremo il modello finale basato sulla vostra scelta. Quindi sarebbe molto utile se poteste darci due settimane in più. Per prepararci per la prima fase. Mmm, ok. Forse un mese basterà per scegliere uno dei modelli che avrete fatto e poi per decidere per il modello finale. Bene, contiamo su di voi! Siete in buone mani, i nostri grafici sono i migliori. Grazie mille! Quando è la scadenza per il primo schizzo del modello del Depliant? Una donna sta parlando con un uomo che lavora per una ditta di stampa esterna a proposito di un dépliant per un nuovo prodotto. Quando è la scadenza per il primo schizzo del modello del dépliant? Abbiamo deciso di lanciare il nuovo prodotto il 15 ottobre e vorremmo offrirvi il contratto per fare il dépliant. Grazie mille, siamo assolutamente entusiasti di aiutarvi per questo nuovo progetto. Allora, potreste dirci qualcosa riguardo la tabella di marcia? Entro quando vi serve tutto? Beh, considerando il tempo necessario per la stampa vorremmo dei pliant pronti per essere stampati entro la fine di settembre. Quindi vi sarebbe possibile procurarci il primo schizzo di modello per la metà di agosto? Beh, inizialmente vorremmo proporvi tre opzioni e quindi farvi scegliere il modello che più si adatta alla vostra idea. Poi realizzeremo il modello finale basato sulla vostra scelta. Quindi sarebbe molto utile se poteste darci due settimane in più per prepararci per la prima fase. Mm, ok. Forse un mese basterà per scegliere uno dei modelli che avrete fatto e poi per decidere per il modello finale. Bene, contiamo su di voi. Siete in buone mani. I nostri grafici sono i migliori. Grazie mille. In un ufficio turistico una donna chiede ad un uomo come andare all'aeroporto. Dove andrà la donna subito dopo? Mi scusi, vorrei andare all'aeroporto. Mi potrebbe dire come arrivarci? Certo, ci sono diversi modi per arrivarci. Se usa l'autobus numero 1, ci vuole circa un'ora e mezza per arrivare all'aeroporto, ma è il modo più economico. Se prende l'autobus numero 2, ci vogliono circa 50 minuti. Perché non fa fermate intermedie. Ma ce n'è solo uno ogni ora. È un po' più caro. Ho capito, e il taxi? C'è un parcheggio per taxi di fronte a questo ufficio turistico. E in taxi ci vuole circa un'ora. Ma le costerà molto più degli autobus, perché utilizzano l'autostrada e fanno pagare extra per i bagagli ingombranti. Ah, non me l'aspettavo. È troppo caro per me. A proposito, ha comprato qualcosa allo shopping plaza durante il suo soggiorno? Offrono il servizio Shuttle fino all'aeroporto gratis per i clienti che hanno comprato qualcosa. Ah, non lo sapevo, non ho ancora comprato niente, ma stavo proprio per andare a cercare qualche souvenir. Allora può usare quello. Dove andrà la donna subito dopo? In un ufficio turistico, una donna chiede ad un uomo come andare all'aeroporto. Dove andrà la donna subito dopo? Mi scusi, vorrei andare all'aeroporto. Mi potrebbe dire come arrivarci? Certo, ci sono diversi modi per arrivarci. Se usa l'autobus numero 1, ci vuole circa un'ora e mezza per arrivare all'aeroporto, ma è il modo più economico. Se prende l'autobus numero 2, ci vogliono circa 50 minuti, perché non fa fermate intermedie. Ma ce n'è solo uno ogni ora. È un po' più caro. Ho capito, e il taxi? C'è un parcheggio per taxi di fronte a questo ufficio turistico. E in taxi ci vuole circa un'ora. Ma le costerà molto più degli autobus, perché utilizzano l'autostrada e fanno pagare extra per i bagagli ingombranti. Ah, non me l'aspettavo, è troppo caro per me. A proposito, ha comprato qualcosa allo shopping plaza durante il suo soggiorno? Offrono il servizio shuttle fino all'aeroporto gratis per i clienti che hanno comprato qualcosa. Ah, non lo sapevo, non ho ancora comprato niente, ma stavo proprio per andare a cercare qualche souvenir. Allora può usare quello. Un uomo e una donna stanno parlando del layout della sala riunioni. Come sistemeranno i tavoli? Sistemiamo i tavoli per la riunione di domani. Va bene, dovremmo mettere tutti i tavoli al centro della stanza, così tutti si siedono intorno e si possono guardare in faccia. No. All'inizio ci sarà una sessione a gruppi, quindi separiamo i tavoli in quattro gruppi da quattro persone. Ok, e io metterò alcuni blocchetti e penne su ogni tavolo. Grazie, e prima di iniziare ci sarà una breve spiegazione con un proiettore, quindi ce ne serve uno qui. Va bene, poi ci serve anche la lavagna bianca, no? Va bene lì di fianco allo schermo? Beh, che ne dici di mettere la lavagna bianca sul lato opposto rispetto allo schermo? Mettiamola in fondo alla sala. Ho capito. E ricordati di riportare tutto indietro dopo la riunione. Allineare i tavoli in quattro file da due. Come sistemeranno i tavoli? Un uomo e una donna stanno parlando del layout della sala riunioni. Come sistemeranno i tavoli? Sistemiamo i tavoli per la riunione di domani. Va bene. Dovremmo mettere tutti i tavoli al centro della stanza, così tutti si siedono intorno e si possono guardare in faccia. No, all'inizio ci sarà una sessione a gruppi, quindi separiamo i tavoli in quattro gruppi da quattro persone. Ok, e io metterò alcuni blocchetti e penne su ogni tavolo. Grazie, e prima di iniziare ci sarà una breve spiegazione con un proiettore, quindi ce ne serve uno qui. Va bene, poi ci serve anche la lavagna bianca, no? Va bene, lì di fianco allo schermo. Beh, che ne dici di mettere la lavagna bianca sul lato opposto rispetto allo schermo? Mettiamola in fondo alla sala. Ho capito. E ricordati di riportare tutto indietro dopo la riunione. Allegnare i tavoli in quattro file da due. Una donna e un fornitore stanno parlando al telefono. Che cosa si farà consegnare la donna per prima cosa? Ho bisogno che produciate e consegnate in tempo più maglioni per la vendita del prossimo mese. Mi dica, di cosa ha bisogno? Abbiamo bisogno di 1000 maglioni rossi misura S e 400 misura M. E ci servono anche 600 maglioni verdi misura S e 200 misura M entro la fine di questo mese. Maglioni rossi e verdi. In realtà stiamo per finire il filo verde e dobbiamo farcelo consegnare dai nostri fornitori. Produrremo prima i maglioni rossi. No, no, no. Dobbiamo consegnare maglioni verdi e rossi insieme. Quindi producete più maglioni verdi che potete. Ok, penso che possiamo produrne 200 pezzi per il momento. Di che taglia avete bisogno prima? Abbiamo bisogno della S prima. Ci dispiace per la richiesta improvvisa, ma abbiamo veramente bisogno del vostro aiuto. Va bene, faremo del nostro meglio. Consegneremo questi maglioni verdi e tutti quelli rossi. Che cosa si farà consegnare la donna per prima cosa? Una donna e un fornitore stanno parlando al telefono. Che cosa si farà consegnare la donna per prima cosa? Ho bisogno che produciate e consegnate in tempo più maglioni per la vendita del prossimo mese. Mi dica, di cosa ha bisogno? Abbiamo bisogno di 1000 maglioni rossi misura S e 400 misura M. E ci servono anche 600 maglioni verdi misura S e 200 misura M entro la fine di questo mese. Maglioni rossi e verdi? In realtà stiamo per finire il filo verde e dobbiamo farcelo consegnare dai nostri fornitori. Produrremo prima i maglioni rossi. No, no, no. Dobbiamo consegnare maglioni verdi e rossi insieme. Quindi producete più maglioni verdi che potete. Ok. Penso che possiamo produrne 200 pezzi per il momento. Di che taglia avete bisogno prima? Abbiamo bisogno della S prima. Ci dispiace per la richiesta improvvisa, ma abbiamo veramente bisogno del vostro aiuto. Va bene, faremo del nostro meglio. Consegneremo questi maglioni verdi e tutti quelli rossi. Un uomo si sta iscrivendo ad uno sport club e si sta informando sul regolamento. Che tipo di iscrizione sceglie? Mi faccia iniziare spiegandole le varie opzioni di iscrizione al nostro club, come descritto in questo dépliant. I soci normali possono usare la palestra e la piscina in qualsiasi orario di qualunque giorno della settimana, ma noi offriamo anche iscrizioni per la fascia oraria mattutina, con la quale le persone possono usare le attrezzature solo al mattino presto, e iscrizioni per la fascia serale per le persone che vogliono venire solo di sera. Quali sono gli orari per i soci della fascia mattutina? I soci del mattino possono usare le attrezzature dalle 6 alle 10 e i soci serali le possono usare dalle 18 alle 23. Capisco, quindi i soci del mattino possono passare e usare le attrezzature prima di andare al lavoro. Esattamente, il tipo della fascia oraria mattutina è molto popolare tra le persone che lavorano dalle 9 alle 17. Inoltre offriamo anche iscrizioni solo per la palestra o solo per la piscina. Se lei vuole usufruire solo di una delle due, io voglio usare sia la palestra che la piscina. Penso che usufruirò della palestra di primo mattino, prima di andare al lavoro nei giorni feriali, e che userò la piscina nel fine settimana. Avete un tipo di iscrizione che copre il mattino presto nei giorni lavorativi e la giornata intera nel fine settimana? Ci dispiace, signore, ma non offriamo un'iscrizione del genere. Va bene. Non penso di riuscire ad alzarmi tanto presto al mattino durante i fine settimana, quindi scelgo questa opzione di iscrizione. Che tipo di iscrizione sceglie? Un uomo si sta iscrivendo ad uno sport club e si sta informando sul regolamento. Che tipo di iscrizione sceglie? Mi faccia iniziare spiegandole le varie opzioni di iscrizione al nostro club, come descritto in questo dépliant. I soci normali possono usare la palestra e la piscina in qualsiasi orario di qualunque giorno della settimana. Ma noi offriamo anche iscrizioni per la fascia oraria mattutina, con la quale le persone possono usare le attrezzature solo al mattino presto. E iscrizioni per la fascia serale per le persone che vogliono venire solo di sera. Quali sono gli orari per i soci della fascia mattutina? I soci del mattino possono usare le attrezzature dalle 6 alle 10 e i soci serali le possono usare dalle 18 alle 23. Capisco, quindi i soci del mattino possono passare e usare le attrezzature prima di andare al lavoro. Esattamente, il tipo della fascia oraria mattutina è molto popolare tra le persone che lavorano dalle 9 alle 17. Inoltre offriamo anche iscrizioni solo per la palestra o solo per la piscina. Se lei vuole usufruire solo di una delle due, io voglio usare sia la palestra che la piscina. Penso che usufruirò della palestra di primo mattino, prima di andare al lavoro nei giorni feriali, e che userò la piscina nel fine settimana. Avete un tipo di iscrizione che copre il mattino presto nei giorni lavorativi e la giornata intera nel fine settimana? Ci dispiace, signore, ma non offriamo un'iscrizione del genere. Va bene. Non penso di riuscire ad alzarmi tanto presto al mattino durante i fine settimana, quindi scelgo questa opzione di iscrizione. Un uomo e una donna stanno parlando a proposito dei preparativi per una presentazione che terranno l'indomani nel loro ufficio. Cosa controllerà la donna alla fine della conversazione? Bene, penso che siamo quasi pronti per la presentazione di domani. Solo qualche altro piccolo particolare. Il meeting inizia alle nove in punto, quindi puoi ricontrollare la sala riunioni oggi? Sì, l'ho già controllata. Ok, benissimo. Ti sei assicurata che il proiettore funzionasse oggi? Avrei controllato il proiettore domattina con il mio portatile. No, dobbiamo controllarlo oggi. Non avremo tempo di occuparci nel mattino se c'è qualche problema. Quindi assicurati di controllare quel proiettore oggi. Questa è la cosa più importante, ok? Lo farò. E ti sei procurata le fotocopie di quei di Plian? Le sta facendo adesso il signor Tanaka. Vediamo, che altro? Ah, hai controllato la lavagna bianca? Sì. A volte i pennarelli non hanno abbastanza inchiostro. Hai avuto modo di controllarli? Non ancora, ma mi assicurerò di farlo più tardi. Sì, per favore, assicurati di farlo entro oggi. Cosa controllerà la donna alla fine della conversazione? Un uomo e una donna stanno parlando a proposito dei preparativi per una presentazione che terranno l'indomani nel loro ufficio. Cosa controllerà la donna alla fine della conversazione? Bene. Penso che siamo quasi pronti per la presentazione di domani. Solo qualche altro piccolo particolare. Il meeting inizia alle nove in punto, quindi puoi ricontrollare la sala riunioni oggi? Sì, l'ho già controllata. Ok, benissimo. Ti sei assicurata che il proiettore funzionasse oggi? Avrei controllato il proiettore domattina con il mio portatile. No, dobbiamo controllarlo oggi. Non avremo tempo di occuparci al mattino se c'è qualche problema. Quindi assicurati di controllare quel proiettore oggi. Questa è la cosa più importante, ok? Lo farò. E ti sei procurata le fotocopie di quei dipnianti? Le sta facendo adesso il signor Tanaka. Vediamo, che altro? Ah, hai controllato la lavagna bianca? Sì. A volte i pennarelli non hanno abbastanza inchiostro. Hai avuto modo di controllarli? Non ancora, ma mi assicurerò di farlo più tardi. Sì, per favore, assicurati di farlo entro oggi. Un uomo e una donna parlano delle scorte per l'ufficio. Cosa deve ordinare l'uomo? Devi controllare l'inventario delle scorte per il nostro ufficio e ordinare le cose che servono una volta al mese. Per questa volta controlliamo insieme con questa lista. Grazie. Allora iniziamo con la carta. Sembra che ne sia rimasta solo un pacco. Ogni giorno usiamo un sacco di carta, quindi ordiniamone altri due pacchi. Ok. La cartuccia a colori della stampante è finita. Dovremmo ordinarla? No, questo non è un problema perché non stampiamo documenti a colori. Ah no? Va bene. Forse i pennarelli per la lavagna bianca sono quasi scarichi. Sì, quelli bisogna sostituirli. Abbiamo uno sconto se ordiniamo un set da cinque pennarelli, quindi ordiniamoli. Ok. Ah, possiamo ordinare anche un mouse? Il mio non funziona molto bene. Ah, penso che sia perché si stanno scaricando le batterie. Controlliamo quante batterie ci sono e ordiniamole se ne sono rimaste poche. Certo. Beh, abbiamo solo tre batterie. Ne puoi prendere due per il tuo mouse, ma comprane un pacco da sei per sostituirle. Cosa deve ordinare l'uomo? Un uomo e una donna parlano delle scorte per l'ufficio. Cosa deve ordinare l'uomo? Devi controllare l'inventario delle scorte per il nostro ufficio e ordinare le cose che servono una volta al mese. Per questa volta controlliamo insieme con questa lista. Grazie. Allora iniziamo con la carta. Sembra che ne sia rimasta solo un pacco. Ogni giorno usiamo un sacco di carta, quindi ordiniamone altri due pacchi. Ok. La cartuccia a colori della stampante è finita. Dovremmo ordinarla? No, questo non è un problema perché non stampiamo documenti a colori. Ah no? Va bene. Forse i pennarelli per la lavagna bianca sono quasi scarichi. Sì, quelli bisogna sostituirli. Abbiamo uno sconto se ordiniamo un set da 5 pennarelli. Quindi ordiniamoli. Ok. Ah, possiamo ordinare anche un mouse? Il mio non funziona molto bene. Ah, penso che sia perché si stanno scaricando le batterie. Controlliamo quante batterie ci sono e ordiniamole se ne sono rimaste poche. Certo. Beh, abbiamo solo tre batterie. Ne puoi prendere due per il tuo mouse, ma comprane un pacco da sei per sostituirle. Ciao, ragazzi. Hi, guys, I'm Desiree and today we're gonna learn the più hardest words to pronounce. I hope I can manage somehow. Aiuto. Help. Aiuto. Help. this is a really helpful word because you can ask for help for example aiuto sono chiuso dentro il bagno help i'm locked inside the bathroom you're not dying and you don't need help quickly you just want to ask if people can help you that would be aiutare puoi aiutarmi per favore can you help me please chiacchierare chat chiacchierare chat The most common error mistake would be chiacchierare instead of chiacchierare. Cinque. Five. Cinque. Five. In one hand there are five fingers. Ci sono cinque dita in una mano. Uno, due, tre, quattro, cinque. Ghiaccio. Ice. Ghiaccio. Ice. Be careful because if you don't pronounce G. As an hard sound like g, it would be giaccio, that it's a verb and means lie down. Vuoi del ghiaccio nel tuo drink? Do you want some ice in your drink? A word that you can hear a lot, especially in summer, is ghiacciolo, it's an ice stick. I eat them a lot. Because it's so hot and some ice, flavored ice, it's great. Gia, already. Gia, already. Gia has two meanings. First one already, sono già le 7. It's 7 it's already. To express consent would be like: Oggi fa proprio caldo. Today is really hot. Già, yeah, really, indeed. Another example would be: Hai già finito? Did you finish already? Lasciare, leave, lasciare, leave. I left my key on the table. Ho lasciato le mie chiavi sul tavolo. Yeah, another meaning would be break up. For example, I don't want to break up with my boyfriend. Non voglio lasciare il mio ragazzo. When I go jogging, I leave my wallet home. Quando vado a correre, quando vado a jogging, lascio il portafogli a casa. Quando vado a correre lascio il portafogli a casa. Pesca. Beach. Pesca beach. Yeah, for example, I ate a peach. Ho mangiato una pesca. Il te alla pesca è il mio preferito. Peach tea is my favorite. Pesca, fishing. Pesca, fishing. Pesca, pesca. You don't open your mouth like pesca, but pesca. And this one is the hobby you can have, for example. I really enjoy going fishing. Mi piace molto andare a pesca. So the difference would be pesca and pesca. Mangio pesce più volentieri che andare a pesca. I enjoy eating fish more than fishing. segno, sign, mark, stain, signal Here the difficult is probably the sound g that you can practice with gnomo, for example, that is elf. No. I lasciato il segno, you really left the mark, you really impressed them, it's something that you would say. Yeah, segno has many meanings in, in English, un segno sul muro, a stain on the wall, give me a signal, fammi un segno. Be careful not to say segno, but segno, because there is no I, and basically in Italian there is no word with both I and O after ñ. That was the last of our 10 hardest words to pronounce. I hope I was able to give you some advice. If you still have questions or if you still have words that you're not sure about how to pronounce, please write it down and remember to subscribe. Ciao ciao! Bye bye! They're making a melody with Beth. Una coppia sposata sta guardando alcune planimetrie. Quale alloggio andranno a vedere? Che ne dici di questo? Ha un soggiorno bello largo. Mmm, mi piace il soggiorno grande, ma voglio il posto macchina. Vediamo. Che ne dici di questo? Sì, bello. Andiamo a vederlo. Aspetta un attimo. Non è troppo piccolo l'armadio? Ottima osservazione. Mm, non sembra che ce ne sia uno perfetto. Aspetta, e questo? Ha tutto quello che ci serve, no? E anche l'armadio è piuttosto largo. Andiamo a vedere questo. Ok. Quale alloggio andranno a vedere? Una coppia sposata sta guardando alcune planimetrie. Quale alloggio andranno a vedere? Che ne dici di questo? Ha un soggiorno bello largo. Mmm, mi piace il soggiorno grande, ma voglio il posto macchina. Vediamo. Che ne dici di questo? Sì, bello. Andiamo a vederlo. Aspetta un attimo. Non è troppo piccolo l'armadio? Ottima osservazione. Mmm, non sembra che ce ne sia uno perfetto. Aspetta. E questo? A tutto quello che ci serve, no? E anche l'armadio è piuttosto largo. Andiamo a vedere questo. Ok. Un uomo sta facendo una prenotazione in un albergo. In quale stanza alloggerà? Hotel Miramare, come posso aiutarla? Salve, vorrei fermarmi per una notte il 22 settembre. Certo, una notte dal 22 settembre. Quante persone? 2. Desidera una camera fumatori o non fumatori? Non fumatori. L'unica stanza non fumatori disponibile per quel giorno è una stanza con la vista sulle montagne. Può andare? Beh, io speravo in una camera con vista mare. Mi dispiace, ma l'unica camera con vista mare disponibile in quel giorno è una camera fumatori. Capisco. C'è una camera non fumatori con vista mare disponibile per il 23 settembre? Sì, c'è. Bene, allora prenoto per il 23 settembre. In quale stanza alloggerà? Un uomo sta facendo una prenotazione in un albergo. In quale stanza alloggerà? Hotel Miramare, come posso aiutarla? Salve, vorrei fermarmi per una notte il 22 settembre. Certo, una notte dal 22 settembre. Quante persone? Due. Desidera una camera fumatori o non fumatori? Non fumatori. L'unica stanza non fumatori disponibile per quel giorno è una stanza con la vista sulle montagne. Può andare? Beh, io speravo in una camera con vista mare. Mi dispiace, ma l'unica camera con vista mare disponibile in quel giorno è una camera fumatori. Capisco. C'è una camera non fumatori con vista mare disponibile per il 23 settembre? Sì, c'è. Bene, allora prenoto per il 23 settembre. Una donna parla con il suo parrucchiere. Come le piacerebbe cambiare pettinatura? Ciao, ti posso aiutare? Ciao, ho una prenotazione per le tre in punto a nome Rossi. Eh. Sì. Benvenuta. Per favore, accomodati da questa parte. Cosa posso fare per te oggi? Vorrei cambiare un po' pettinatura. Ok. Che lunghezza ti piacerebbe? Più o meno fino alle spalle. Bene, e la frangetta? Lasciala! Giù dritti o con la riga di lato? Di lato. Da che lato? Forse leggermente a sinistra dal centro. Capito. Iniziamo con lo shampoo. Accomodati da questa parte, per favore. Come le piacerebbe cambiare pettinatura? Una donna parla con il suo parrucchiere. Come le piacerebbe cambiare pettinatura? Ciao, ti posso aiutare? Ciao, ho una prenotazione per le tre in punto a nome Rossi. Eh, sì. Benvenuta. Per favore, accomodati da questa parte. Cosa posso fare per te oggi? Vorrei cambiare un po' pettinatura. Ok. Che lunghezza ti piacerebbe? Più o meno fino alle spalle. Bene. E la frangetta? Lasciala. Giù dritti o con la riga di lato? Di lato. Da che lato? Forse leggermente a sinistra dal centro. Capito, iniziamo con lo shampoo. Accomodati da questa parte, per favore. Uno studente e una studentessa stanno guardando degli avvisi di lavoro. Per quale lavoro farà domanda la studentessa? Ehi, che ne pensi di questo lavoro? La paga oraria è piuttosto alta. Certo, la paga sembra ottima. Ma saresti veramente in grado di fare un percorso di consegna di giornali quotidiani? Certo, sono brava ad andare in moto, ma sono preoccupata per l'orario di sveglia. Che ne dici di questo? La paga non è altrettanto alta, ma puoi lavorare due o tre giorni a settimana e iniziare a lavorare di sera. Ah, questo? Cassiera di supermercato? Beh, sarebbe adatto per lavorare dopo le lezioni. Anche questo per un bar. Potrebbe andare bene. Ah sì, adoro quel posto. Ed è sulla strada per andare a scuola. Niente male, no? Mm, per quale dovrei fare domanda? Tra quali due? Il bar o il percorso di consegna dei quotidiani? Sì, la paga per il percorso dei quotidiani è molto buona. Ok, mi sono decisa. Immagino che debba solo alzarmi presto. Per quale lavoro farà domanda la studentessa? Uno studente e una studentessa stanno guardando degli avvisi di lavoro. Per quale lavoro farà domanda la studentessa? Ehi, che ne pensi di questo lavoro? La paga oraria è piuttosto alta. Certo, la paga sembra ottima. Ma saresti veramente in grado di fare un percorso di consegna di giornali quotidiani? Certo, sono brava ad andare in moto, ma sono preoccupata per l'orario di sveglia. Che ne dici di questo? La paga non è altrettanto alta, ma puoi lavorare due o tre giorni a settimana e iniziare a lavorare di sera. Ah, questo? Cassiera di supermercato? Beh, sarebbe adatto per lavorare dopo le lezioni. Anche questo per un bar. Potrebbe andare bene. Ah, sì, adoro quel posto. Ed è sulla strada per andare a scuola. Niente male, no? Mm, per quale dovrei fare domanda? Tra quali due? Il bar o il percorso di consegna dei quotidiani? Sì, la paga per il percorso dei quotidiani è molto buona. Ok, mi sono decisa. Immagino che debba solo alzarmi presto. Una donna sta provando un abito e parlando con un commesso. Quale abito comprerà? Sta molto bene su di lei. È praticamente perfetto. Sì, sta bene. Ma di solito indosso tinte unite. Non sono abituata a questo tipo di fantasie. Beh, io penso che le stia benissimo. Sì. Ad ogni modo avrei bisogno di un gran coraggio per indossarlo veramente. Che ne dici di questo abito allora? La fantasia è molto più modesta, così non sembrerà troppo sgargiante. Ha ragione, me lo faccia provare. Prego. Cosa ne pensa, signora? Questo mi sta molto meglio dell'altro. Avete lo stesso modello con le maniche lunghe? Sì, ce l'abbiamo. Grazie, prendo quello. Quale abito comprerà? Una donna sta provando un abito e parlando con un commesso. Quale abito comprerà? Sta molto bene su di lei. È praticamente perfetto. Sì, sta bene. Ma di solito indosso tinte unite. Non sono abituata a questo tipo di fantasie. Beh, io penso che le stia benissimo. Sì, ad ogni modo avrei bisogno di un gran coraggio per indossarlo veramente. Che ne dici di questo abito allora? La fantasia è molto più modesta, così non sembrerà troppo sgargiante. Ha ragione, me lo faccia provare. Prego. Cosa ne pensa, signora? Questo mi sta molto meglio dell'altro. Avete lo stesso modello con le maniche lunghe? Sì, ce l'abbiamo. Grazie, prendo quello. Il presidente di un'azienda e la sua segretaria stanno parlando al telefono. Quale documento dovrà consegnare al reparto vendite la segretaria? Ciao, mi fai un favore? C'è un documento sulla mia scrivania e ho bisogno che lo consegni al reparto vendite. Certo, che documento è? Penso che sia in una busta blu. Busta blu? Beh, ci sono due buste blu sulla sua scrivania. Ah, giusto. C'è un sigillo rosso in alto a destra della busta. Quella con il sigillo verde grande è il documento che distribuiamo all'orientamento per le assunzioni. Quella con il sigillo rosso. Ok, ho capito. Bene, allora per favore consegnala al Dipartimento Vendite entro l'una e assicurati di darla direttamente al direttore. Lo conosci giusto? Sì, l'ho già incontrato e gli ho parlato varie volte. Bene. Ah, puoi consegnare l'altra busta all'ufficio personale? Certo. Quale documento dovrà consegnare al reparto vendita e la segretaria? Il presidente di un'azienda e la sua segretaria stanno parlando al telefono. Quale documento dovrà consegnare al reparto vendite e la segretaria? Ciao, mi fai un favore? C'è un documento sulla mia scrivania e ho bisogno che lo consegni al reparto vendite. Certo, che documento è? Penso che sia in una busta blu. Busta blu? Beh, ci sono due buste blu sulla sua scrivania. Ah, giusto. C'è un sigillo rosso in alto a destra della busta. Quella con il sigillo verde grande è il documento che distribuiamo all'orientamento per le assunzioni. Quella con il sigillo rosso? Ok, ho capito. Bene, allora per favore consegnala al Dipartimento Vendite entro l'una. E assicurati di darla direttamente al direttore. Lo conosci giusto? Sì, l'ho già incontrato e gli ho parlato varie volte. Bene. Ah, puoi consegnare l'altra busta all'ufficio personale? Certo. Una donna fa una telefonata ad un ristorante. A quale tavolo ha pranzato? Salve, come posso aiutarla? Ho pranzato lì oggi e penso di aver dimenticato la mia sciarpa lì. Ha lasciato la sua sciarpa ad un tavolo? Si ricorda dove era seduta? Andrò a controllare. Beh, ero in fondo al ristorante. Era nella sala fumatori o non fumatori? Non fumatori. Era seduta al bancone o al tavolo? Ero ad un tavolo per quattro persone. Va bene, allora vado a controllare. Aspetti un attimo. Grazie mille. A quale tavolo ha pranzato? Una donna fa una telefonata ad un ristorante. A quale tavolo ha pranzato? Salve, come posso aiutarla? Ho pranzato lì oggi e penso di aver dimenticato la mia sciarpa lì. Ha lasciato la sua sciarpa ad un tavolo? Si ricorda dove era seduta? Andrò a controllare. Beh, ero in fondo al ristorante. Era nella sala fumatori o non fumatori? Non fumatori. Era seduta al bancone o al tavolo? Ero ad un tavolo per quattro persone. Va bene, allora vado a controllare. Aspetti un attimo. Grazie mille. Un uomo sta cercando un appartamento. Quale appartamento sceglie di andare a vedere? Scusi, sto cercando un appartamento in questa zona. Mi può far vedere qualche planimetria? Certo, e per una sola persona? No, andrò a viverci con mia moglie. Voglio un soggiorno, una camera da letto e uno studio. Ok, che ne dice di questo? Ci sono due stanze più un soggiorno. Però potrebbe essere un po' rumoroso perché è posizionato vicino a una grande strada. Capisco. Di solito lavoro a casa, quindi ho bisogno di un posto tranquillo. E preferirei che il soggiorno fosse quadrato. Beh, allora che ne dice di questo? Si trova un po' lontano dalla stazione, ma in una zona residenziale tranquilla. Ci sono due stanze e il soggiorno, ma una delle stanze è un po' stretta. Mm, non abbiamo tante cose, perciò questa potrebbe essere sufficiente per noi. Possiamo farle vedere un altro appartamento che ha due ampie stanze, ma si trova molto più lontano dalla stazione. No, grazie. Vorrei andare a vedere il secondo che mi ha fatto vedere. Quale appartamento sceglie di andare a vedere? Un uomo sta cercando un appartamento. Quale appartamento sceglie di andare a vedere? Scusi, sto cercando un appartamento in questa zona. Mi può far vedere qualche planimetria? Certo, e per una sola persona? No, andrò a viverci con mia moglie. Voglio un soggiorno, una camera da letto e uno studio. Ok. Che ne dice di questo? Ci sono due stanze più un soggiorno, però potrebbe essere un po' rumoroso perché è posizionato vicino a una grande strada. Capisco. Di solito lavoro a casa, quindi ho bisogno di un posto tranquillo. E preferirei che il soggiorno fosse quadrato. Beh, allora che ne dice di questo? Si trova un po' lontano dalla stazione, ma in una zona residenziale tranquilla. Ci sono due stanze e il soggiorno, ma una delle stanze è un po' stretta. Mm, non abbiamo tante cose, perciò questa potrebbe essere sufficiente per noi. Possiamo farle vedere un altro appartamento che ha due ampie stanze, ma si trova molto più lontano dalla stazione. No, grazie. Vorrei andare a vedere il secondo che mi ha fatto vedere. Una donna ordina una torta di compleanno. Quale torta ordina? Mi scusi, vorrei ordinare una torta di compleanno per mia figlia. Grazie. Potrebbe dirmi che tipo di torta sta cercando? A mia figlia piace il cioccolato, quindi penso che una torta al cioccolato potrebbe andare bene. E potete metterci sopra delle fragole? Assolutamente, abbiamo torte rotonde e quadrate. Quale preferisce? Mm, una rotonda, per favore. Ok, quanti anni compie? 12. Va bene, allora prepariamo 12 candeline. Vuole scrivere un messaggio? Sì, per favore, scriva buon compleanno. E lo vuole scritto in rosa? Se sì, lo scriveremo su una targhetta bianca. Altrimenti lo possiamo scrivere in bianco su una targhetta rosa. Va bene rosa su una targhetta bianca. Quale torta ordina? Una donna ordina una torta di compleanno. Quale torta ordina? Mi scusi, vorrei ordinare una torta di compleanno per mia figlia. Grazie. Potrebbe dirmi che tipo di torta sta cercando? A mia figlia piace il cioccolato. Quindi penso che una torta al cioccolato potrebbe andare bene. E potete metterci sopra delle fragole? Assolutamente. Abbiamo torte rotonde e quadrate. Quale preferisce? Mm, una rotonda, per favore. Ok. Quanti anni compie? Dodici. Va bene. Allora prepariamo 12 candeline. Vuole scrivere un messaggio? Sì, per favore, scriva buon compleanno. E lo vuole scritto in rosa? Se sì, lo scriveremo su una targhetta bianca. Altrimenti lo possiamo scrivere in bianco su una targhetta rosa. Va bene rosa su una targhetta bianca. Un uomo e una donna parlano del loro trasloco. Quando traslocheranno? Penso che dovremmo decidere la data del trasloco e chiamare una ditta per i traslochi. Sì, stavo proprio guardando alcune ditte per traslochi. Non voglio spendere troppo. Sono d'accordo. Questa ditta fa alcuni sconti. Per esempio, scontano dal 10% se prenotiamo almeno un mese prima. Entro un mese prima? Allora dobbiamo traslocare dopo il 15 dicembre per avere lo sconto. Sì, e c'è uno sconto ulteriore se prenotiamo per un giorno feriale. Un giorno feriale? Beh, lunedì ho sempre una riunione e la mostra è di martedì e mercoledì, quindi. Venerdì andrebbe bene, perché potremmo sistemare la nuova casa durante il fine settimana. Sì. Ah, aspetta, qui dice 15% in meno dal lunedì al giovedì e 5% il venerdì. Allora, cosa facciamo? Vada per la soluzione più economica possibile. Ad ogni modo, io avrò finito con la mostra a dicembre. Quando traslocheranno? Un uomo e una donna parlano del loro trasloco. Quando traslocheranno? Penso che dovremmo decidere la data del trasloco e chiamare una ditta per i traslochi. Sì, stavo proprio guardando alcune ditte per traslochi. Non voglio spendere troppo. Sono d'accordo. Questa ditta fa alcuni sconti. Per esempio,. Scontano dal 10% se prenotiamo almeno un mese prima. Entro un mese prima? Allora dobbiamo traslocare dopo il 15 dicembre per avere lo sconto. Sì, e c'è uno sconto ulteriore se prenotiamo per un giorno feriale. Un giorno feriale? Beh, lunedì ho sempre una riunione e la mostra è di martedì e mercoledì, quindi... Venerdì andrebbe bene, perché potremo sistemare la nuova casa durante il fine settimana. Sì. Ah, aspetta. Qui dice 15% in meno dal lunedì al giovedì e 5% il venerdì. Allora, cosa facciamo? Vada per la soluzione più economica possibile. Ad ogni modo, io avrò finito con la mostra a dicembre. Remember, here's what you can do to learn all of these words by heart. Drill these words with our spaced repetition flashcards, which will help cement these words into your long-term memory. Save them to the Word Bank, your personal vocabulary collection where you can print out your own study sheets, or review the words with our looped vocabulary slideshow and play it until you know all of the words. So click the link in the description right now and sign up for your free Lifetime account to get these lessons and study tools.